Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio nella baracchetta. Allora, eccoci qua, dopo tanto tempo siamo venuti a trovare l'amico Giacomo, che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, che è parte ufficiale del canale e che ci mette a disposizione tutti gli orologini che vedete qua sparpagliati, no? Quindi siamo venuti a fare le domande e risposte. È già un po' di tempo che non la facevamo. Ho aperto una storia su Instagram, ho ricevuto un bel po' di domande e siamo qua a rispondere. Con noi c'è anche l'amico Piero, che in tutto questo tempo è stato via, è stato 15 giorni a studiare in un studio teatrale, dizione è stata a studiare. E adesso oggi ci stupirà con la sua lettura perfetta. Ma te le studi alla sera? No. L'hai pensata Ti prima? metto ansia, ti carico di responsabilità, così te poi dopo devi, Dai il meglio di te. capito? C'è La maglietta del tempo. Palermo, che siamo andati a Palermo, si è comprato la maglietta di Palermo perché. Danilo, orologio Easy per l'estate in città, senza bagnetto in mare, insomma. Seiko 5 su Yosa Small Second oppure Laco da 39? Allora, qua abbiamo il Small Second, non ce Sì, l'abbiamo. ora l'amica a casa ha chiesto un Laco a 39, ora non sapevo bene, però su quale famiglia, non ha È specificato. vero anche quello. Questo qua è lo Tsuyosa con i piccoli secondi. Questo qua ha detto il Laco da 39 oppure un Seiko 5 a caso. Cosa c'è di Seiko 5? No, Seiko 5, eccolo qui, Ah, ha detto sì. senza bagnetta al mare, sicché ho preso un Seiko basico, tra l'altro di quelli nuovi, molto bello. Eh Con sì, questa questo qua ho appena fatto la colorazione, recensione io di quello quello nero mi sembra, blu. blu. Però questo quadrante non lo sottovaluterei perché secondo me è molto molto elegante, bello. Non è un bianco, non Ma c'è anche è... bianco questo? No, Ah. assolutamente sono tre colori, blu, nero e questo, come lo vogliamo chiamare? Uno champagne, ma forse No. neanche un È bianco, un vero. non lo Boh. so, Vabbè, comunque. indecifrabile. Il discorso qual è? È estivo, allora secondo me né questo, o meglio, secondo me l'orologio estivo da città, urbano deve avere il cinturino, deve essere comodo, leggero, col bracciale un po' meno. Ce l'abbiamo. Allora, il Seiko 5 non esiste col cinturino, è un attacco standard, sicché potete poi intervenire voi e mettere il cinturino che volete. Invece, per quanto riguarda Citizen, esistono le varianti con il cinturino. Tra l'altro ce l'ho, se vuoi le possiamo anche prendere e vedere. Prendine una perché non l'abbiamo mai Sì. fatto vedere. E anche il Laco col cinturino, perché anche il Laco c'ha il cinturino. Il Laco, te ne ho messo uno lì grigio, non so che tipo Ah di... sì, c'è, eccolo Eccomi. qua. Ecco, è arrivato lo Tsuyosa con il cinturino e il Laco da 39, questo qua che modello è? L'Augsburg, che avevo recensito anch'io. Eccolo qua. Secondo me quelli con il cinturino sono più adatti da riposo. Ad esempio, io cosa sto indossando? Dopo aver indossato al mare un Seamaster che è pesante sulla spiaggia. Ecco, quando arrivi a casa ti metti questo orologio qua, il Villervetta, così con il cinturino in pelle, è leggerissimo. E secondo me, estivamente parlando, quando si sta a casa ci vuole qualcosa di leggero. Comunque questo Augsburg qua, di questo colore qua, non l'avevo ancora visto, è proprio bello, eh. Sì, tra l'altro, ora io per rimanere in linea con la richiesta, che quando voi fate delle richieste e parlate di diametri, poi subentra anche il discorso fascia prezzo, che non è poi un dettaglio non da poco. Allora, io giusto per rimanere sulla solita linea, visto che avevi chiesto lo Tsuyosa, ho preso un Laco Sì. con un Miota dentro, almeno. Anche il prezzo Sì, è sì, sì, livellato, sì, sì. ovviamente il Laco costa un pochino di più, però se non mi sbaglio quello è un orologio a 410 euro. Sicché ecco. L'andamento di prezzi è quello, dai. Sì. Giovanni, non siete più concessionario del marchio Tag Heuer, corretto? Corretto, giusto, sì, se avete qualche richiesta poi fatecela lo stesso, con dovuti tempi e tranquillità vi recuperiamo il prodotto lo stesso, non ci sono problemi. Però ecco, no, abbiamo chiuso il rapporto. Se volete vi posso dare anche una spiegazione, se Vai, vai, pensi vai. sì. La Tag Heuer negli ultimi anni si è messa in testa di essere diventato un brand di altissimo livello, o almeno sta facendo una forzatura per
fare ciò che esso avvenga, è voluto correre dentro un concessionario Rolex senza fare nomi, pensando che la presenza dentro un negozio che riporta anche la concessione Rolex gli dia più immagine. Questo è dovuto a una politica che è iniziata con un rialzo del prezzo forsennato, portando prodotti che fino a qualche anno fa si compravano veramente con una cifra interessantissima per il marchio e per la tipologia di prodotto, oggi si sono di piccole gomitate inseriti in mezzo a marchi di prestigio molto più elevato. A quel punto lì bisogna ritarare il prezzo, bisogna ritarare il marchio, bisogna rifare tutta una serie di cose. Secondo me sono le politiche che negli ultimi anni hanno fatto tantissimo male al mondo dell'orologeria, però se loro pensano che la direzione giusta per elevare il marchio a piani superiori sia quella, che facciano pure. E io nel mio piccolo ovviamente ho la mia idea di questo mondo, di cui ne faccio parte da più di 30 anni, loro ovviamente lo gestiscono tramite la comunicazione e tutto, vediamo poi alla fine chi avrà ragione, tanto è così. Greco Mario, ciao ragazzi, è possibile vedere da vicino qualche orologio di Norquain? Certo. Cosa ci abbiamo? Allora, per quanto riguarda Norquain, tra l'altro ho rifatto da poco tutto l'assortimento di quello che è la collezione nel suo insieme, oltre ovviamente alle novità che continuano ad arrivare. Più che altro ho riassortito, perché li avevo finiti tutti, gli Adventure, che sono, diciamo, la linea più sportiva, ma anche il primo prezzo di entrata del marchio Norquain. Allora, giustamente, come si diceva prima, abbiamo rotto il rapporto con il marchio TAG, però un prodotto come può essere l'Aquaracer di TAG può essere tranquillamente sostituito. Allora, ho rifatto tutto l'assortimento del prodotto, diciamo, da immersione del marchio Norquain. Ovviamente è il prodotto basico che monta il classico Sellita SV200 al suo interno, prezzo di listino 2480 nella versione braccialata, addirittura 2150 nella versione gomma o tessuto. I colori sono i classici degli orologi da immersione, nero blu, volendo c'è una variante sul grigio, che è questo qui che ho in mano io. E poi per gli amanti ovviamente delle misure molto piccole, ci sono anche delle versioni da 36 mm, tra l'altro molto carine. Questo qua verde è da 36? Da 36, possono fare anche funzione ovviamente di orologio femminile o per un polso maschile non grandissimo. Molto, molto, molto particolare, perché non, sì, non ci sono tantissimi diver da 36 mm, questo qua è particolare. Sì, tra l'altro non l'ho in questo momento, fanno anche una specie di violetto molto molto accattivante. Sì, c'è da dire che questo qua è GMT, la versione GMT, questa qua nera è la, sì, versione GMT. Una caratteristica che contraddistingue un po' il marchio su queste produzioni è questa lavorazione del quadrante tipo carbonio. Sì, sì, sì. E c'è anche da dire che questi qua hanno tutti il Sellita, vero? Hanno tutti il Sellita, ovviamente, che gli permette di uscire con un prezzo molto vantaggioso, in linea con quello che è la buona produzione delle marche svizzere. Oppure, se no, potete fare un upgrade sul Neverest, dove cambia un pochino la finitura del quadrante, e però il grande vantaggio che passate a una meccanica, a un motore di manifattura. Kenissi, che è realizzato da Tudor e viene poi incassato anche da altri brand, come sappiamo, tra cui anche i simpaticissimi Norquain. Questo qua, a dire la verità, mi sembra anche più rifinito a livello di quadrante e di finiture, sì, generali. Sì. Cambia la rifinitura, perde la finitura, effetto carbonio, ha questa lavorazione, sembra quasi graffiata, sono due colorazioni principali, questa che è la versione chiara con lunetta grigia, e poi esiste una versione nera con lunetta nera che ha un quadrante graffiato da dove emergono tipo delle graffiature dorate. Molto bello l'effetto, tra l'altro l'abbiamo in stock. Prodotto veramente veramente qualitativo. Il prezzo ovviamente cresce un pochino a causa della
manifattura, sì. Però ecco, sempre dentro, considerate che, giusto per fare sempre i soliti paragoni, TAG con la stessa cifra vi dà il modello basico col sellita dentro. Norcane ovviamente è un marchio più fresco a livello di nome, però vi dà già una manifattura con la stessa cifra. E poi c'è, per finire la panoramica, c'è il cronografo. E poi il crono è arrivata un'altra versione ancora dell'estate. E forse l'avevamo già vista la colorazione su queste tonalità qui. Questa è un'aggiunta con il contatore a contrasto blu scuro, lo possiamo definire un celeste. Sì, sì. Un celeste, che è colorazione molto estiva, visto che siamo entrati ufficialmente. E questo qua utilizza il sellita SV510. Sì. Eccolo qua. Bello, con i tre contatori piazzati a ore 9, 6 e 3, il classico. Sì, ovviamente il sellita permette di uscire con un prezzo in linea con quello che è l'offerta della concorrenza. Poi c'è anche da dire che la corona è a vite e ha 100 metri di impermeabilità, sì. E non è una caratteristica così comune, diciamo, nei cronografi. Beh. No, tra l'altro, ecco, potrebbe essere un crono estivo, un crono anche per fare quello che facciamo durante l'estate, andare al mare e... Se ovviamente una sudorazione del polso, volete sciacquare l'orologio, vi permette di farlo senza grandi problemi. C'è da dire che Norcane è proprio votata alla sportività, sì, perché sì. Qualsiasi orologio che fanno, dress watch non me ne risulta che ne esista. Allora, non esistono dress watch, se abbiamo delle colorazioni un pochino più sobrie per quanto riguarda il cronografo, allora possono sembrare un pochino più classicheggianti, che magari hanno il cinturino di pelle scamosciata con dei, magari il quadrante, il classico panda, sfondo, sì, nero, sì. Contatore bianco. E poi di questo qui esiste anche le versioni semplici, GMT, che possono sembrare orologi un pochino più classici. Se le guardiamo nello specifico, lo spessore, la struttura, ci rendiamo conto che la base è sempre un orologio. Poi il top della sportività è data dal Wild One, quello con la cassa Nortec. Che poi sarebbe anche proprio l'orologio iconico del marchio per la sua particolarità. Certo. Mattia, ciao a tutti e tre, siete tre top con la tripla stella. È possibile vedere al polso il Doxa Sub 300 Beta e il nuovo Longines Conquest 38 mm? Hanno praticamente lo stesso prezzo. Voi quale consigliereste? Allora, eccolo qua, il Doxa Sub 300T, nella versione beta questo. Beta perché il quadrante è scuro così, ragazzi, lo vedete? No, allora, beta perché ha la lunetta in ceramica. La lunetta in ceramica, e poi ovviamente cambiano un pochino le finiture di tutto il quadrante. Questo quadrante a ondine con sfera dei minuti molto accentuata, colorata, che riprende la numerazione della ghiera. Allora, e questo qua praticamente costerebbe tanto quanto il... cioè, vuole paragonare il... Sì, è Conquest da 38. Conquest da 38. Doxa Sub 300, Longines 38, sì, Conquest 38. Sono due orologi completamente differenti come stile, però... Allora, a meno che non tu abbia sbagliato la richiesta e non tu volessi vedere un Hydro Conquest... Che no, poi per il prezzo, li va per il prezzo. Eh sì, parlava di prezzo. Parlava di prezzo, siccome costano uguali... Ah, costano in stessa maniera identica? Sì, però allora ci fa piacere che tu sia un appassionato a 360 gradi, perché hai scelto due orologi totalmente diversi uno dall'altro, per estetica, per caratteristiche. Il Doxa è un diver a tutti gli effetti, tra l'altro piuttosto strutturato, piuttosto massiccio, con un dettaglio anche vintage, che poi è questo bracciale a chicco di riso. L'orologio, comunque sia come struttura, arriva direttamente agli anni 60. Il Conquest che vi sta facendo vedere Davide è una riedizione, tra l'altro piuttosto recente, perché la versione a 41 è uscita l'anno scorso, nel 2023. Questa è uscita qualche mese fa, nel 2024. E sono due orologi totalmente diversi. Questo è un orologio modernizzato che strizza l'occhio, volendo, un pochino all'elegante. Eh sì, ma lui dice, cioè, quale consigliereste? Cioè, quale prendereste? Sei inconsigliabile. Nel senso che io scelgo gli orologi, cioè non è che ce n'è uno che vale più dell'altro, no? Non è una gara chi ce l'ha più lungo, no? Uno sceglie l'orologio in base a... Sì, la gara così.
Uno sceglie l'orologio in base a quello che in quel momento vuole mettere in collezione, vuole avere al polso. Se io ho bisogno di un bello orologio diver, di presenza, che si veda, sportivo, scelgo questo. Se voglio un orologio classico, quasi elegante, scelgo il Longines. Cioè non è che... dipende dal momento in cui ti trovi, della tua vita, delle tue scelte. No, quindi... no, non sei un alieno, perché mi è capitato per l'appunto ieri con un amico cliente che era indeciso tra due orologi totalmente diversi per genere. E alla fine la scelta che è stata fatta per esclusione, ma perché in uno dei due c'era qualcosa che non lo convinceva fino in fondo, il cinturino in pelle piuttosto che il bracciale, un dettaglio piuttosto che un altro. Se gli orologi ti piacciono entrambi, secondo me devi andare a eliminazione, non cercando quale ti piace di più, che avendoli inquadrati diventa veramente difficile, andando a cercare quello che ti potrebbe piacere meno in uno dei due prodotti. Hai due soluzioni: o te le compri tutti e due, o dai precedenza a quello che in questo momento ti colpisce di più, ti aggrada di più. Io ti dico di prendere il Doxa Sub 300 perché siamo in un periodo estivo, lui è più sportivo e lo può utilizzare di più, secondo me. Poi dipende cosa fai te nella vita, perché se stai tutta l'estate in ufficio, allora prendi il Conquest, capito? Dipende da quello che fai te. Dipende anche da cosa hai a casa, qual è la tua esigenza del momento. Se hai 30 sportivi nel cassetto, magari fai una variante, o viceversa. Gabriella, ciao a tutti e complimenti. Vorrei regalare un GMT al mio fidanzato con budget massimo di 1200 euro. Cosa si può avere? Avevo pensato al Mido. Ci sono alternative? Grazie. Allora sì, c'è un'alternativa. Questo è il Mido che mi è venuto in mente. Volendo, con un piccolo sforzo, potete prendere anche la versione più grande, quella da 44. È vero. Questa è la versione vintage, esiste la versione, diciamo, come linea, un pochino più attualizzata. Qual è la differenza? Questa è un 40 mm, sicché misura portabilissima, l'altro è un 44, sicché bisogna anche vedere il polso del tuo ragazzo. L'altro costa anche un pochino di più di listino, però poi lo sai che interveniamo noi e ti facciamo rientrare nel budget. E c'è un altro orologio che ti consiglio vivamente, è il Seiko GMT, il Prospex. Il problema è che non ce l'ho in questo momento, l'ho finito, ho un pacco in spedizione, dovrebbe arrivare a giorni. Tutto. Questo qua ce l'ho anch'io, io lo sto utilizzando, siccome è l'Ocean Star questo qua, lo sto al mare proprio a fare il bagno, GMT, e con il suonato che c'è in dotazione nella scatola, perché c'è il suonato blu con la striscina bianca qua, è veramente di una sciccheria unica, proprio per ribadire che d'estate a volte si ha voglia di qualcosa di leggero al polso, quindi col nato magari si alleggerisce il peso dell'orologio, anche visivo, perché questo bracciale qua è veramente bello, però io lo sto utilizzando col nato e mi dà grandi soddisfazioni. Pronto Piero? Himer, Eterna o Zin, due marchi che nelle vostre visite alla gioielleria del Buon Giacomo non escono quasi mai. Cosa è presente di questi due marchi attualmente in negozio, pronto da ritirare? Saluti a tutti da Genova. Pronto da ritirare, qua si va così proprio sul... Di Eterna abbiamo, allora, questi due qua che a me mi hanno sempre fatto impazzire, ce l'ho anche avuto uno di tipo questi, che sono i modelli quelli Heritage, 1948, con queste anse qua particolari così, guarda. Ragno. Queste ansette qua così tondeggianti. Cioè, questo qua color crema e numeri arabi, e quello con il quadrante solare bianco e gli indici. Proprio sono orologi che rimembrano il vintage degli anni 60. Eccoli qua, sono così semplici. Tra l'altro, giusto così per ricapitolare, abbiamo detto più volte, purtroppo Eterna è in un momento di stasi, diciamo. E l'azienda che detiene il marchio non sta investendo sul prodotto, peccato perché è un marchio storico che fa parte della storia dell'orologeria, e stiamo aspettando che il marchio o venga rilanciato o venga ceduto a qualcuno che ha voglia di investirci qualche spicciolo dentro e faccia qualcosa ovviamente di nuovo. In questa fase qui, questo è uno stock che abbiamo noi, che abbiamo acquisito dall'azienda a un prezzo particolare, che poi vi abbiamo sempre ovviamente rigirato, sicché se oggi volete comprare l'Eterna in attesa che il marchio venga rilanciato, potete fare dei buoni affari. Sicché oltre ai 2.948 Heritage che avete visto, c'è anche questa versione con quadrante blu, vi viene venduto col bracciale
e il suo cinturino in pelle. L'orologio braccialato verrebbe solo quello, 2.290 euro, più vi viene dato anche il cinturino con la sua Deplo originale, sicché non vi dico la cifra totale dell'orologio dove potrebbe arrivare, ve le diamo a 1.100 euro uno per l'altro, sicché sia il quadrante blu che gli altri che vedete sotto, e ve le stiamo regalando. Le versioni Heritage erano orologi da 1.990 euro. Sì, ma tenete anche presente che qua dentro c'è il calibro Sellites V300, che è quello più sottile e più pregiato. Sì. Lo vedete anche dalle finiture. Sì, che tra l'altro Sellites V200 è strautilizzato, l'SV300 è un po' una rarità. Perché costa di più. Che lo usano in pochi proprio perché è più costoso. E poi c'è il Dai Verone, questo qua di listino farebbe una marea di soldi. Sì, è un Contiki. Questo è un Contiki cronografo, molto particolare, orologio che ovviamente costicchia, però anche su questo ho veramente un'offerta eccezionale, 1.800 euro, chi lo vuole è regalato, costava 4.800 euro di listino, a 1.800 ve lo portate a casa. E sto qua praticamente che calibro c'ha dentro? C'è un Sellita SV500, ma anche questo qua deve essere di grado superiore perché... Per le finiture? Sì. Sì, no, ma loro hanno sempre lavorato bene, ci dispiace che purtroppo, ve l'ho detto, non vengano... E c'è anche 200 metri di impermeabilità. 200 metri di impermeabilità, mamma mia. E vabbè, poi c'è anche, è sportivo da indossare proprio in situazioni particolari. Se cercate un cronografo sottile, non è questo, ok? Questo qua è sportivo. Sportivo, sì. Però la tonalità di blu è molto bella. E poi chiedeva i SIN, l'amico chiedeva i SIN. SIN ce ne sono una marea, qua ce ne abbiamo tre. Sì, abbiamo presi tre così, giusto per farli vedere. Il famoso Gold Bronze qua. Eccoli qua. Gold Bronze, che è della serie T, 40 mm di diametro, volendo ho anche la versione mista, titanio e Gold Bronze. Ci sono diverse soluzioni su quell'orologio lì, Chrono Diver, poi ovviamente tutto quello che fa parte del catalogo, qualcosa abbiamo a disposizione, qualcosa vi possiamo ordinare, sempre ovviamente rifacendosi alle date di consegna, ai tempi di consegna che ci dà casa madre. Questo qua si chiama il 104, questo qua. Sì, questo è il 104. Scusami un secondo, ma... Perché questo cronografo qua ha quattro lancette e calò il silenzio? Te, allora fai domande. Oh, vedi che ce n'ha tante. Sì, ce n'ha più lancette. No, c'ha quella lancetta lì in più. Praticamente questo simpaticissimo cronografo qua di Zin, ecco fatto che qua ci dimostrano ancora una volta che loro sono veramente tecnici. GMT, lo vedete che c'ha la lancetta delle ore saltante, per cui un cronografo GMT, ma che ha la corona a vite, e addirittura anche i pulsanti cronografici a vite. Questo qua si parte i secondi, stoppa, e poi azzeriamo e poi si avvitano i pulsanti. Poi c'ha nel quadrantino il simbolino dell'A, che ovviamente ci indica... il sistema antideumidificazione qua abbiamo sulla... Vedete, quando questo qua diventa scuro vuol dire che... Diciamo la cartuccia, nel chapet. La cartuccia è sporca, vuol dire che ha raggiunto il suo effetto deumidificatore. È simpatico questo orologio. Ricordati di tagliare, poi non me le taglia. Bello, cavolo, questo 50 è tanta roba. Complimenti. Sì. Poi ovviamente il più venduto della Zin è il 556, che è la versione basica. Io lo chiamo la versione robusta del 556, è il mio preferito. Comunque io ho detto che è un Sellita, però potrebbe essere anche quelli che fa concepto, cioè concepto che praticamente prende il 7750, lo smonta da zero, lo rimonta tutto, lo lavorato, perché veramente, guarda qua come è fatto, non lo vedi come è dentro? Sì. Questo qua non mi sembra un calibro standard, comunque. Samuele, ciao ragazzi, un consiglio, è possibile vedere l'Oris 65 da 40 mm e il Vulcan Nautic al polso, e quali dei due mi consigliate? Grazie. Allora, il Nautic è questo qua, l'abbiamo preso arancione, che è proprio sgargiante, proprio estivo, e invece il 65... Quello verde. Verde. Verde, sì. Gli ho preso quella versione lì, così colgo l'occasione per far vedere una novità assoluta,
di questo orologio è finito l'embargo il 18 di questo mese, sicché troviamo il modo di farvelo vedere, una colorazione nuova che si è aggiunta al catalogo. Mettiamolo anche al polso, sì, dai. Sì, molto molto bello. Particolare sto 65, oh, guardate come rastrema il bracciale dalle anse fino alla chiusura qua, come strettissimo. Sì. Eccolo qua, il polso sta così, 40 mm, okay. Questo. C'ho anch'io da 40. Tutto acciaio, colorazione verde, tra l'altro è un verde degradé, vedi? Sì. Va a sfumare e volendo... C'è la versione basica che è quella con il quadrante blu, ancora in catalogo la versione nera che però riporta il bordino sottoghiera in bronzo. Ho l'ultimo pezzo dell'acciaio e bronzo, per intenderci come quello che hai te a casa, però con quadrante tabacco. E l'amico li vuole vedere tutti e due al polso, io glieli faccio vedere tutti e due al polso, ma sto qua è da 38. Sì, allora intanto cambia un pochino la misura. E il Loris è un 40, il Vulcan è un 38, e ora sapete che sono arrivati finalmente i bracciali, io non li ho ancora visti, non li ho ancora ricevuti, malgrado me li chiediate in 2000, e poi tra l'altro è stata fatta una novità che non gestiremo noi, che è arrivata direttamente braccialata, sicché è stato poi fatto il lancio su questa versione, sono un po' quelle, scusate la parola, cagate che fanno le aziende, che pensano sempre ai propri interessi invece di pensare a quelli dei consumatori, però va bene, è andata così. E vi ho mostrato una versione arancione, visto che siamo in tema bella, estivo. Sì, ma anche il verde è estivo. Sì, sì, infatti, un po' siamo nel momento del colore. Sì, che ecco, è giusto far vedere le versioni. Io non so, io l'ho fatti vedere tutti e due al polso e mi stanno bene tutti e due, indipendentemente che sia da 38 e da 40. C'è da dire che sto cinturino qua è veramente morbido, è veramente comodo, mamma mia. E poi il 65 lo conoscete, c'è poco da dire. Conosciuto e straconosciuto. Questa colorazione qua diventa molto particolare, non per tutti, perché insomma bisogna avere un po' di pelo sullo stomaco, bisogna essere... Allora, se devo dare un consiglio a casa, al di là dei colori, io prenderei Oris. Ah. Perché secondo me è un orologio come struttura migliore, qualità di materiale, ovviamente ballano tra l'uno e l'altro 800 euro di differenza, però sono 800 euro non dovuti alla meccanica, che poi di base è la solita, ma dovuti soprattutto alla struttura dell'orologio. Sì, certo. Forse c'è anche il quadrante un pochino più pieno rispetto al... Vabbè, poi sono gusti dai ragazzi. Allora, indice stampato contro un indice applicato. Ah, beh, sì, quello sì. Ragazzi, sono dettagli. Vuol dire che in fase di costruzione c'è una persona che si è messa lì, ha applicato tutti gli indici, ci saranno dei sistemi ovviamente automatizzati, però è un passaggio in più, piuttosto certo. Che fare una stampetta. Pa, 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 pa. Certo, certo. Vai, Piero. Andrea, vi risulta che Villervetta nei suoi nuovi orologi non monti più il calibro Sellita? Grazie. Sì, 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 praticamente sì, però insomma non è che ha sempre montato Sellita, perché sui cronografi utilizza l'Anderon, su altri modelli utilizza i Soprod, e sì, su questo qua come il mio, sul Dynawind, qua, dentro qua dovrebbe esserci il Sellita SV200, no? E adesso utilizza il Soprod P024, che sono praticamente equivalenti. Niente. Va a scelta tra tanti calibri. Stefano, ho due Citizen Pro Master NY0040. Visto il basso costo per comprarli nuovi, vale la pena fargli la revisione? Ciao e grazie. E vale la pena fargli la revisione? Che ne so io? Cioè, quegli orologi lì, diciamo, di fascia bassa, economici, vanno avanti per decenni senza che nessuno gli metta le mani dentro, cioè anche a me è successo di capitare il Seiko, di comprare il Seiko SKX, no? Negli anni che furono, e non ci ho pensato minimamente a farlo revisionare, l'ho utilizzato per così com'era, e così quelli prima di me. Probabilmente questi orologi qua, si arriva al punto che ci si fa mettere le mani quando c'è un problema, allora a quel momento lì non funziona più, non puoi nemmeno venderlo perché non funziona più, allora già che ci sei fai la revisione, lo sistemi così. Valuti se la revisione è proporzionata ovviamente al valore dell'orologio, perché spesso e volentieri bisogna fare interventi
oltre quella che è la semplice revisione, ci sono sostituzioni pezzi, magari è stato creato qualche danno nel portarlo, bisogna fare delle valutazioni, ragazzi. Se l'orologio l'hai pagato 250 euro e spendi 200 euro di revisione, e comprati un altro orologio. Ah, sì, oppure sei uno di quelli talmente precisini che vuole spendere i soldi, perché io anche io ho comprato un vintage a 60 euro e poi ce ne ho spesi altri 60 per fare la revisione. Ti prende quella volta che vuoi essere preciso, vuoi avere tutti gli orologi precisi lì sul tavolo e ce li spendi. Cioè. Sì, tra l'altro è venuto l'altro giorno un amico, ha trovato un SKX a 250 euro, se l'è comprato, ah no, ma senza garanzia. E cosa voleva? Ragazzi, ma anche sugli orologi nuovi ci sono i problemi, eh? Non è che poi dopo... Sì, molto probabilmente erano di importazione, non so da dove l'hanno portato. Ah, ma era nuovo di pacca? Nuovo di pacca senza garanzia, però il rischio qual è? Che magari è un orologio che è stato fermo nei magazzini, tra l'altro sappiamo benissimo che è un orologio che in Europa è già fuori produzione da tanti anni, si trovava ancora su qualcosa sui mercati esteri, sì che nessuno ti riconosce più niente. Se poi hai un problema, quello che pensi di aver risparmiato pagando 250 euro... rischi poi di rimetterci con gli interessi ci sopra. Fabio, affascinato dalla storia dei Vulcan Cricket, mi piacerebbe vedere un confronto tra il Tradition ed il President. Siete d'accordo che possono essere considerati dress watch? Grazie per l'attività didattico esplicativa effettuata da Giacomo e Davide sotto il mirabile controllo dell'ottimo Piero. Credeteci. Allora, quello blu è una cassa President grande, perché i President sono tutti a 42 mm. 42 questo? Sì. Sembra nemmeno. Mentre questo qui è un 39. 39. E allora, vorrei aprire una specifica. I President è una linea che sta uscendo dal catalogo Vulcan, anzi, se guardate sul sito ufficiale sono quasi tutti usciti, si può avere anche qualcosa, però questo è un solo tempo, col sedita dentro, volendo si possono avere ancora dei Cricket, loro le hanno in magazzino, si possono ordinare, ma io penso che la scelta sia stata fatta perché erano molto grandi di dimensioni, sicché può darsi che stiano studiando, anche perché la linea President è una linea storica di Vulcan legata al fatto che venivano poi dati all'insediamento dei presidenti americani, sicché non penso che abbandoneranno quella famiglia, la stanno un po' rivisitando. Tutta l'attenzione ovviamente è su queste linee leggermente più piccole che vengono realizzate da 39 e da 36, con diverse poi dopo versioni di quadranti. Questo che vi facciamo vedere era una versione disegnata da uno dei figli dei proprietari in 47 pezzi mondo. Questo? Sì, veramente limitato il numero di produzione. È la versione a 39, monta la meccanica Cricket, che è manifattura Vulcan a carica manuale. Sì. La variante è che le versioni President montavano anche il Cricket automatico, cosa che non troviamo nei Classic e nei Tradition, però ecco, io penso che siano un pochino più in linea con i gusti della clientela di oggi, questi qui un po' vintage, un po' rivisitati. Sì, io dico che l'amico ci chiede se possono essere considerati dress watch, io dico di no, non sono dress watch, non sono orologi formalmente eleganti, sono orologi classici, standard, che strizzano l'occhio al passato, ma non dress watch. Io, cioè, poi tra i due sinceramente non c'è paragone, sceglierei 100.000 volte la versione col calibro di manifattura, svegliarino, questo è veramente... Sì, subentra anche un discorso prezzo. Sì, ma l'amico ha chiesto questi due qua, sì. se mi metti a Ferrari con... io ti dico a Ferrari. Sì, è anche vero che... Vulcan ha cambiato un pochino strada. Quando io ho preso la concessione ero l'unico in Italia, un prodotto Vulcan, mi ricordo, partiva dai 4.000 euro a salire. L'orologio più economico che era in catalogo era una versione President solo tempo, come quella che avete visto ora, che andava a 2.000 e qualche spicciolo. Oggi la Vulcan ha abbassato un pochino il tiro, il grosso della produzione viene effettuato sugli skin diver,
sugli skin diver, che sono orologi da 1600 euro, e è uscito il Grand Prix come versione solo tempo a 1200 euro. Tutta la produzione dei cricket è sviluppata su queste fasce qui, che sono ovviamente orologi da 4000 e qualche spicciolo, sicché è diventato un pochino l'orologio più costoso del marchio. L'unico potrebbe essere la versione il Nautical, sì. Che va a 5000 se lo prendete tutto accessoriato. Sì, perché lo potete allestire col vetro zaffiro, con diverse soluzioni, e porta il prezzo alle soglie 5000 euro, che è quello che poi noi abbiamo realizzato nella versione arancione, ma volutamente, per tenerlo basso di prezzo, abbiamo montato, e anche per rispettare le tradizioni dell'orologio, perché è un vintage a tutti gli effetti, l'abbiamo lasciato col vetro plexiglass e diverse soluzioni, cinturino più economico, e esce a 3,990, schiattamente competitivo rispetto a quelli che hanno loro in catalogo. Sì, comunque questo qua è veramente particolare, bello, questo qua ci piace tanto, anche al polso sì. Mi stavo benissimo. Sì, poi tutta hanno roba. Tutta una variante di colorazioni, ricordiamo che ci sono i salmone, che sono quelli in tiratura 50 pezzi come tutti i salmone su tutte le versioni, e hanno i cronografi in catalogo, sia la versione basica vintage che la versione monopush, si va ovviamente dai 2.500-3.000 euro di listino, cioè come vedete il prezzo medio del marchio oggi è molto più basso rispetto a qualche anno fa. Andrea, Zin, se dovessi prenderne uno, su quale modello andrebbe la tua scelta? PS, quando una recensione in un Zin? Grazie, ciao. Già un pochino che non lo faccio la recensione di uno Zin, lo farò. Io direi il 556 è uno di quelli dei modelli che mi piace di più, proprio veramente semplice, come 556, però ripeto, ce ne sono un sacco che mi piacciono, anche sto qua, anche il 104 qua così, mi piace un casino. Il 556 è il primo prezzo del marchio Zin. È il più basso. Sì, siamo al circa 1200-1300 euro, a secondo di come viene allestito. Poi, logicamente, quale mi consigli? Che cosa ti piace? Cioè, cosa vuoi? No, ma chiesto a me. No, lo so, però lui cosa gli piacerebbe? Un cronografo? Un diver? Un orologio un pochino più semplice? Cioè... A me il 556 è uno di quelli che mi piace di più. Cioè, bisogna sempre vedere che caratteristiche vuoi dall'orologio, quanto vuoi spendere, tutta una serie di caratteristiche. Poi sapete che a Davide gli piace sempre il più semplice. Un sempliciotto. Nicola, alzando l'asticella di acquisto dai 5.000 euro in su, quali sono tra i brand che tratti quelli più richiesti e secondo te perché? Hai la sensazione che sulla scelta dei clienti in questi casi prevalgano il design e i contenuti o il blasone, la storia e la rivendibilità dell'orologio? Nel secondo. Alzando l'asticella di acquisto dai 5.000 in su, quali sono tra i brand che tratti quelli più richiesti? E secondo te, perché? Hai la sensazione che sulla scelta dei clienti in questi casi prevalgano il design e i contenuti, o il blasone, o la storia e la rivendibilità dell'orologio? Perché l'hai scritta tu, lo sai tu, l'hai scritta tu, è la verità. Allora, questa sì, è una domanda molto complessa, la risposta è difficile. Sicuramente quando si spendono determinate cifre conta molto il blasone. Non tanto per una rivendibilità per il prodotto, ma quella che viene considerata un'affidabilità del prodotto. Ovviamente un blasone storico ti dà più affidabilità a livello di costruzione, ma soprattutto ti dà l'idea della durata del prodotto. Era un marchio che era già esistente e sicuramente sarà esistente nel futuro. Certo non vai a mettere tutti quei soldi lì in mano di un marchio che è nato ieri. Infatti, se guardiamo, i marchi nuovi stanno tutti sotto, tutti dentro determinate cifre. Poi oggi, con l'aumento della comunicazione, la facilità della comunicazione che abbiamo oggi, sono emersi tanti marchi, tante piccole manifatture, anche se del segmento lusso, e ovviamente cercano di entrare sul mercato, però vi assicuro che fanno tanta tanta fatica. Tutto bello, però lui ha fatto una domanda, ha chiesto qual è il marchio sopra i 5.000. Allora, per rispondere, ecco, a questa qui, Breitling. Ah.
Breitling, secondo me, tra quelli che ho io, certo. È uno dei più ambiti, perché intanto ha tanti prodotti in quella fascia prezzo lì, perché poi sopra i 5.000, quanto sopra i 5.000? Perché se andiamo dai 5 ai 10, ti dico anche Zenith, che ha un percepito molto alto, ha un prodotto fantastico. Poi logico, se mi scolletti 10, si apre ancora un altro mondo. Io ti ho detto Breitling perché dai 5 agli 8.000 euro ha tantissimo prodotto, copre tantissimi segmenti proprio di sia di prezzo che di prodotto, e diciamo ne vendiamo tanti. Ecco. Vabbè. Christian, ciao Davide. Volevo chiedere se per caso ci saranno delle novità sul marchio Longines. Un saluto all'amico Giacomo e all'amico Piero. E Longines, le novità veramente, quella, si può dire che il Legendiver uscirà in due colori di quadrante nuovi. Sì, stiamo aspettando due colori nuovissimi sul Legendiver, ma diciamo è un allargamento, sì, di linea, non c'è niente di nuovo. La novità dell'anno era il Conquest da 38 e tutta una serie di varianti sia sui crono che sulle versioni leggermente più piccole, se non mi sbaglio, quant'erano, 36, dove hanno aggiunto i cinturini in gomma. Può darsi che faranno uscire qualcos'altro, ma noi non... Sì, ci saranno degli spot da qui a fine anno, però allora è un pochino la linea generale che ha preso l'orologeria sul 2024, è considerato nel mondo dell'orologeria un anno di crisi, sicché tutte le aziende hanno preferito lavorare sulle collezioni che esistenti, già esistenti, magari con delle piccole varianti di colore o di allestimenti, piuttosto che andare a inserire prodotti nuovi in collezione, anche perché 2022-2023 sono stati delle grandi rivoluzioni, è stato presentato tanto prodotto. Gabriele, ciao a tutti gli amici del canale. In gioielleria da Giacomo sono disponibili i nuovi Seiko Samurai? Se sì, ce li fate vedere? Un abbraccio, siete fortissimi, love. No, ancora non sono arrivati, li abbiamo ordinati, li stiamo aspettando. Non mi ricordo, perché noi facciamo... Allora, vi spiego anche come funziona Seiko. Seiko ha due presentazioni l'anno, primo e secondo semestre. Abbiamo ordinato tutto il primo semestre. Il problema qual è? Parte del grande ordine delle novità del primo semestre poi dopo viene spostato anche nel secondo. Ora i Samurai dovrebbero essere a tiro come prodotto, e tra l'altro sono stati presentati anche dei Seiko King nuovi, veramente bellissimi, però purtroppo... Ma quelli con la cassa tondeggiante? Quelle con le casse tipo tonneau, sì, che sono bellissime, ovviamente fascia prezzo leggermente più alta del normale. Il problema qual è? Che ha deciso casa madre di gestirli nelle loro boutique per i primi due mesi di presentazione e poi darà la possibilità solo ai master shop, cioè tutti quelli che solo quelli che sono abilitati a vendere i King Seiko, di poterli vendere. Si parla di settembre. Ok. Carlo Andrea, hola. Volendo orientarsi su Oris, quale referenza consigliereste se si volesse cercare un orologio leggero, pratico, ben leggibile, comodo, sportivo, ma anche elegante? Insomma, un daily watch per ogni occasione. Grazie e complimenti per come fate il vostro lavoro. Bravo Piero. Hai creato un mostro. Allora, io suggerisco leggero, fresco, elegante, sportivo, tutto insieme. Sì, tranne il quadrante. Ora tranne il quadrante. Ho preso un Kermit. Ho preso il Kermit, però questo qua con il quadrante grigio, no? Sì. Il ProPilot X in titanio con il quadrante grigio, come ho recensito io, ha tutte quelle caratteristiche lì. Leggero, sportivo, ma elegante, all'avanguardia, classico, tutto, è tutto, è tutto. È un purpurì. Ora, questo qua, il quadrante verde così acido, no, è solamente per quelli che non vogliono... ecco. No, il quadrante acido così è particolare, no? Lo sposta completamente nel lato sportivo dell'orologio, dell'orologeria. Quello con il quadrante grigio diventa anche classico, elegante, portabile, utilizzabile nelle fresche sere d'estate. Ma io lo comprei solo per il ranocchietto. Ecco, sì, è vero. Perché iniziare vero il mese con il ranocchietto, col primo del mese costa ranocchietto. Costa anche un po' solo per quello. Solo sì, per costa anche qualcosina in più. Ma per noi i soldi non sono un problema. Dai, vai Piero. Vincenzo,
quando vedremo il nuovo GMT di Calamai? Ah, io l'ho già visto. Sì. Ti hai visto? Sì, sì, l'ho visto. Uscirà. Allora vogliamo vedere. Uscirà, che bello, è particolare, originale, non assomiglia a niente di già visto. Sì, è bravo, Francesca ha fatto un bel lavoro, sicché tenetevi pronti perché... Quando non lo so, però... Achille, ciao Mitici, è possibile vedere i nuovi Black Pine 50 Phantom da 42 mm? Grazie. No, ho venduto la prima mandata, ho chiamato tra l'altro l'altro giorno in azienda perché mi servono, però sono leggermente indietro con la produzione e stiamo aspettando, non avevano niente in stock da mandarci. Alessandro, salve, è disponibile lo Yema CMM10? In che misura e in quali colori? Grazie, un abbraccio a tutti e tre, ma soprattutto al mitico Piero. Sì, allora questa qui è una novità che è stata presentata l'altro giorno sul sito. Come quando le presentano sul sito, che le vedete voi, le vediamo anche a noi. Ci mandano una mail, ci dice: è uscito questo, lo volete? Sì, lo vogliamo, noi lo mettiamo in ordine, però effettivamente poi passa un po' di tempo prima che lo riceviamo. E sinceramente l'ho visto, molto bello, meccanica loro di manifattura, con tra l'altro questo è un ultra slim, sicché dovrebbe essere anche più basso di spessore. Ovviamente aspettiamo di riceverlo per darvi tutti i dati effettivi. L'unico problema di questo orologio, che è un problema in generale come tendenza che vedo, è che con le ultime produzioni e con, tra virgolette, l'abbandono delle meccaniche, diciamo, di fornitura, che sono i sellita, la Yema sta leggermente alzando i prezzi. Ah, beh. Abbiamo visto la novità che hanno presentato qualche settimana fa, eravamo già a 1600 qualcosa euro, con questo orologio qui abbiamo fatto un balzello a 2200 e qualcosa, insomma sui 2200 euro. È bello, io l'ho visto bello. Sì, molto bello, però se poi dopo la direzione di Yema è quella di sopra i 2000 euro... Di andarsi altri marchi più... No, perché poi noi quando abbiamo fatto la partenza con Yema, anche lì siamo stati tra i primi, ovviamente noi andiamo alla scoperta di marchi che ci danno un prodotto con un rapporto qualità-prezzo interessante. Interessante per, in primis, il marchio, perché è un marchio che è rinato dalle sue ceneri, sicché non è un marchio che ha avuto una continuità, che ha avuto una crescita progressiva. È stato morto per tanti anni, è stato riesumato. Chi l'ha riesumata, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro per prodotto, per qualità e tutta una serie di cose. Poi, come succede sempre, le aziende si ingolosiscono. E l'essere stato i primi, poi dopo vediamo questa evoluzione. Uno che prende il marchio oggi, entra con orologi da 1700-2002, si tara su quella cifra lì. Noi ci siamo tarati su orologi che andavano dai 1000 ai 1400 euro, che secondo me era un prezzo costava veramente... anche 700 Che erano prezzi secondo me top per il prodotto che erano. Oggi ci troviamo con un marchio che ambisce andare a prendere posizione in una fascia prezzo non tipicamente sua. Ho visto che la scorso anno ha fatto anche dei tourbillon da 12.000 euro. Io l'ho un po' criticati perché secondo me è un po' prematuro fare. È vero che a 12.000 euro un tourbillon rispetto a quello che offre la concorrenza è un prezzo top, però è anche vero che se uno Yema fai orologi da 1.000 qualcosa euro, esci subito a gamba tesa con un tourbillon da 12.000, mi prendi un po' in contropiede. Secondo me non era maturo il marchio per avere un orologio così in catalogo. Comunque sia, vediamo che cosa succederà, quali saranno le evoluzioni. Quando abbiamo preso il marchio, tra l'altro, ti ricordi che abbiamo anche aspettato a prenderlo? Te me lo dicevi, dice, però aspetta un attimo, perché non capisco come mai il prodotto con il sellita costa più della loro manifattura. Oggi si è ribaltata la faccenda e la manifattura costa il doppio rispetto al sellita. Che cosa è successo nel mentre? Dobbiamo capire. È migliorata la qualità delle meccaniche? Vi siete montati la testa? Probabilmente gli ultimi calibri che stanno facendo li stanno veramente facendo lì in house e gli costa di più. Poi c'è anche un po' di posizionamento, insomma, ne approfitti del successo e ti riposizioni un attimino più su. Purtroppo la casa è francese. C'è un po' di distanza tra noi e casa madre. Non riusciamo bene a avere tutte le informazioni che ci servono. Tireremo delle conclusioni da noi, insieme a Davide, insieme a voi, nel prossimo periodo. Vediamo come si evolve la cosa. Va bene, dai. Piero, cosa facciamo? Salutiamo gli amici. Arrivo. Ci raggiungi?
Allora ragazzi, eccoci qua, la puntata termina in questo momento preciso e istante, ci dispiace abbandonarvi ma purtroppo devo andare a vedere i gattini su Instagram e quindi chiudiamo qua. Il buon Giacomo, l'amico Piero e il buon Davide vi salutano, vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!